Vittorio Masi, siamo qua per presentare le tue ultime fatiche, tue di Roberto Bordi, quanto sei genuano da 0 a 100, poi quanto sei doriano da 0 a 100. Com'è nata l'idea e cosa vi aspettate da Ma questa iniziativa? intanto sono contento che hai detto ultime fatiche e non ultime memorie, volendo un po' scherzare. A parte questo, l'idea è nata dal fatto che io e un mio amico abbiamo tirato su una trasmissione televisiva, il Quiz della Lanterna, e di conseguenza abbiamo pensato di poter trasportare su carta stampata il format televisivo. E questo perché? Per due motivi. Il primo, per cercare di intrattenere quello che può essere il potenziale lettore. E perché comunque è una lettura divertente, riesce comunque ad appassionare, perché parliamoci chiaro, parlare di sport, soprattutto di calcio, piace, il tempo scorre senza che neanche te ne accorgi. E secondo motivo, per il semplice fatto che si mette così a disposizione un libro dove possiamo trovare tutto un discorso, tutta una serie di aneddoti, statistiche, vicende riguardanti tutta quanta quella che è la storia. In special modo di Genoa, come oggi che c'è la presentazione, e la Sampdoria. Anche per questo motivo voglio sottolineare il fatto che per non far torti a nessuno abbiamo fatto un libro sia per quanto riguarda la storia del Genoa e sia per quanto riguarda la Sampdoria. Infatti, quanto sei genuano, quanto sei sampdoriano, da 0 a 100. Una Così. curiosità, ci sono domande uguali da una parte all'altra, magari che riguardano dei verbi o delle No, cose in sono comune? tutte quante diverse. Vuol Diverse. dire che in totale abbiamo fatto un lavoro per cui abbiamo partorito 200 domande, 100 e 100, più 200 aneddoti. Perché ogni domanda, e di questo ne È vado abbastanza legata a fiero, è qualcosa. legata ad un aneddoto. Quindi in totale tra domande e aneddoti abbiamo fatto qualcosa come 400, diciamo, interventi tra aneddoti, excursus che possono andare da anche diciamo racconti magari un po' dietro le quinte di un calciatore, piuttosto che appunto, come ho accennato prima, non voglio essere ripetitivo, statistiche. E siamo anche andati un pochettino su quello che è il panorama cinematografico, quindi anche extracalcio. Ad esempio, posso spoilerare questa domanda, ve ne è una su Lupin III. Dal momento che evidentemente in Giappone, per quanto riguarda il Genoa, è una squadra che è conosciuta, e l'autore appunto di quel manga, perché così si dice in giapponese, ha realizzato all'interno di un suo cortometraggio una scena in cui vediamo proprio il Genoa che gioca un derby contro la Sampdoria, e sarà un canone italiano, le guardie in quel momento impegnate in teoria a controllare Palazzo San Giorgio, invece che adempiere il proprio dovere, passano il tempo proprio a guardare il derby.